sentire come il filoso della mia nazione. Io vado. Allora, buonasera a tutti e a tutte, grazie per aver partecipato a questa serata, è la seconda che VAG organizza nell'ambito del Festival delle Culture Sociali Antifasciste, la prima è stata quella di venerdì scorso sulle nuove destre in Europa, un dibattito con Saverio Ferrari. Voglio ricordare i prossimi appuntamenti, domani e domani l'altro, nei vari spazi in città ci sono altri incontri sulla questione della clandestinità, sulla questione dei diritti dei migranti, ci sarà un incontro domani l'altro con Giorgio Antonucci all'università sul tema delle istituzioni totali e poi il festival finisce venerdì alle Caserme Rosse con un concerto e altre iniziative, quindi siete tutti invitati a partecipare. Per quanto riguarda la serata di questa sera, voglio iniziare spiegando perché non c'è Valerio Evangelisti. L'abbiamo sentito purtroppo un minuto fa, non sta bene. Sapete Valerio cos'ha, l'ha detto pubblicamente. Purtroppo questa malattia anche improvvisamente può creare situazioni appunto che impediscono a lui di partecipare a iniziative. Gli dispiace molto, però non ci può essere. Penso che tutti noi lo comprendiamo benissimo, anche perché è sempre stata una persona molto disponibile, sempre ha partecipato in maniera molto precisa a tutte le cose che abbiamo fatto e non soltanto noi, e quindi non è la sua una scusa. Quindi questa sera abbiamo la presentazione del libro di Loriano Machiavelli, Strage, un libro che fu pubblicato 10 anni fa, poi 20 anni 1990 e poi fu ritirato dall'editore perché fu sequestrato, perché una persona che, un fascista insomma, che in qualche modo si riconosceva in uno dei personaggi di cui il libro parlava, fece appunto una denuncia. Poi penso che Loriano parlerà di questa vicenda, insomma, perché è anche significativa rispetto alla storia di questo libro. Noi non facciamo un'introduzione come VAG, facciamo leggere a Mavi Gianni, che ci accompagna questa sera, un testo che spiega perché abbiamo pensato sia utile ancora parlare della questione degli stragi. Assieme a noi c'è anche Luciano Nadalini, che è stato il curatore, che è un fotografo che tutti conoscete, che è stato il curatore assieme a Gilberto Veronesi di un libro fotografico con dei testi anche, Bologna e gli anni delle stragi, che parla appunto della strage del 2 agosto, della strage dell'Italicus e poi di altre vicende che hanno queste caratteristiche. Io farei subito parlare Mavi Gianni. Chi furono i responsabili della strage alla stazione 2 agosto 1980? Le Brigate Rosse. Questa risposta torna più volte nelle interviste pubblicate sul sito di Repubblica, raccolte tra i ragazzi che siedono sui gradini in Piazza Nettuno, sotto il sacrario dei caduti della guerra di liberazione e a pochi passi dalla lapide che commemora le vittime dell'Italicus e del 2 agosto. Sono tutti bolognesi e dimostrano di avere molte incertezze su una vicenda che ha sconvolto Bologna e l'Italia intera. Hanno meno di 30 anni, sono nati dopo la data della strage, ma mostrano lacune che non sono soltanto capitoletti di storia dimenticati. Molti attribuiscono la responsabilità all'estremismo di sinistra, alle Brigate Rosse. Solo qualcuno parla di estrema destra, nessuno fa i nomi di Francesca Mambro e Giusva Fioravanti. La commemorazione che si è ripetuta con la stessa ritualità per 29 anni non ha evidentemente lasciato un segno nella prima generazione che non ha visto quel dramma con i propri occhi. 2 agosto 1980, ore 10:25, nella sala d'aspetto di seconda classe della stazione di Bologna Centrale, in un assolato sabato d'estate, un ordigno a tempo, contenuto in una valigia abbandonata, esplode, uccidendo 85 persone e ferendone oltre 200. Le vittime sono normali cittadini che affollano i binari del nodo ferroviario più importante d'Italia in un giorno di partenza per le vacanze estive.
mani fasciste. Poi coperte dai vertici della loggia massonica P2 causano morte, terrore e distruzione. Tante vite travolte, tanti sogni spezzati, tante speranze svanite in un attimo. Quella alla stazione di Bologna è la più grande strage italiana in tempo di pace. Tra il 1964 e il 1984 in Italia sono avvenute 8 stragi politiche dalle caratteristiche comuni. Tutte hanno visto coinvolti personaggi appartenenti alla destra eversiva. In tutte sono emerse protezioni, connivenze, responsabilità di appartenenti agli apparati di Stato. Tutte sono rimaste per molto tempo senza spiegazioni ufficiali, senza colpevoli e senza mandanti. Si è fatto di tutto intorno alle stragi di Piazza Fontana, di Brescia, di Bologna, di Ustica, di tutto per non scoprire la verità, di tutto per coprire quei silenzi, le omissioni, i depistaggi. Nel nostro paese si continua a respirare l'aria viziata da troppi segreti di Stato. Quell'aria viziata però ha spalancato le porte a un nuovo pericoloso vento di destra. Il consenso di massa alle odierne forme del fascismo ha fatto breccia in quella massa anonima di giovani sulla cui terribile solitudine e drammatica indifferenza continua a scrivere, inascoltato, solo qualche vecchio poeta. Partiamo dunque dall'ultima frase che ha letto Mavi, che continua a scrivere inascoltato soltanto qualche vecchio poeta. Loriano non è un poeta, ma è uno scrittore di romanzi gialli, noir, insomma. E la prima domanda che viene da fare è: perché hai scritto un libro, un romanzo sulla strage del 2 agosto? A me piace farmi vedere in faccia così, e vedere voi anche, naturalmente. Poi magari mi siedo quando non ce la faccio più. Dunque, prima di tutto vorrei dirvi questo. Si tratta di un romanzo che ha le radici in questa strage, ma soprattutto ha le radici nelle moltissime inchieste che si sono susseguite dal giorno della strage fino a pochi anni fa. Ho letto tonnellate di documentazione e non volevo scrivere un saggio, ovviamente, perché il mio mestiere è quello di fare lo scrittore, e lo scrittore lo si fa usando la fantasia. Ho inventato tutto, tranne alcuni piccoli particolari che sono quelli che poi che mi hanno fregato, vi dirò perché. Bene, credo che questo è nato come nel 1990, come il mio omaggio alle vittime della strage, perché, lo raccontavo prima ad alcuni amici, perché quel famoso 2 agosto alle 10:15 ero da Calderoni, non ricordo come si chiami, quella pasticceria Calderoni che si trova in via Indipendenza sulla sinistra andando verso la stazione, a prendere a fare colazione con un mio amico che fra l'altro abita qui vicino e che avevo chiesto che venisse, ma non vedo, gli amici sono fatti così. Sentiamo l'esplosione, usciamo, vediamo gente che corre giù, allora noi corriamo giù anche noi, 10 minuti ci avremmo messo, no? Diciamo che alle 10:30 eravamo lì, eravamo sotto il portico davanti alla stazione e io non dimenticherò mai quel fumo acre che ho visto, quella polvere che si stava ancora depositando, lo scricchiolio dei vetri sotto le scarpe mentre andavamo, poi la sirena delle ambulanze che cominciano ad arrivare. Siamo stati lì moltissime ore ed è lì che per la prima volta abbiamo sentito parlare, lì, e la cosa mi stupisce ancora oggi, è stata una caldaia. Già c'era qualcuno che cominciava a depistare, la strage era appena avvenuta e c'era già il primo depistaggio. Non so se conscio o inconscio, però mi sembra strano. Cosa ne sai tu di una caldaia? Non c'è caldaia, lì sotto lo sapevano tutti che non c'era caldaia, c'è il sottopassaggio tutto al più. Bene, già in quel momento si cominciò a diffondere il primo segnale di depistaggio. E quindi quel giorno mi è rimasto particolarmente fisso nella memoria, mi è rimasto l'odore, quell'odore di esplosivo misto a polvere che si respirava e che ancora adesso, se ci penso, mi dà fastidio e mi brucia la gola. Bene, io volevo fare un omaggio ed era questo. Per il 10° anniversario volevo pubblicare questo romanzo, che ho pubblicato con pseudonimo, per una serie di motivi che non hanno niente a che fare,
che io mi volessi nascondere, sia ben chiaro, faceva parte di un progetto editoriale, del quale non sto a parlarvi, che prevedeva tre romanzi con pseudonimo. Il primo era Funerale dopo Ustica, che trattava il problema di Ustica, sempre con questo taglio, partendo da un dato reale, poi indagando e inventando le soluzioni che la politica e la giustizia ancora non ci ha dato, né per Ustica né per Strage, nel senso che i mandanti sono ancora nascosti per la Strage e gli esecutori pure per quella di Ustica, oltre che i mandanti anche gli esecutori. Era, ecco, questo omaggio è. Difatti uscì nel 1990, appunto, a 10 anni dalla Strage. Rimase in libreria, c'è una piccola prefazione che io ho scritto dalla quale prendo i dati, no? Andò in libreria il 28 maggio 1990, un lunedì, proprio mentre si teneva a Bologna il processo d'appello contro gli esecutori della Strage. Una strana coincidenza che non avevo assolutamente previsto, no? Il giovedì stesso, il 3 giugno, quindi rimase dal 28 maggio al 3 giugno, a seguito della denuncia di uno degli imputati e del processo d'appello, il Tribunale di Milano ordinò l'immediato sequestro delle copie del romanzo su tutto il territorio nazionale. Il denunciante, che era peraltro in prima istanza stato condannato per la strage alla stazione di Bologna assieme a Fioravanti e alla Mambro, quindi sapete di chi si tratta probabilmente, ma poi ve lo dirò, riteneva che io lo avessi diffamato e pertanto chiedeva 2 miliardi di lire, allora c'erano le lire, 2 miliardi di lire di risarcimento danni, pensate un po', per un romanzo. Bene, il libro, il giudizio che doveva essere espresso per dire Pomarici, qualcuno se lo ricorda, il giudice Pomarici, si era sempre occupato di brigate rosse, di depistaggi, di tutte queste cose, di terrorismo di qualunque genere, specie, tranne quello giusto, e aveva ordinato appunto il sequestro del romanzo. Il giudizio che doveva essere per direttissima si trascinò fino al 15 ottobre del 91, un anno e mezzo di tragedia nella mia famiglia. Telefonate anonime, perché si seppe immediatamente chi si nascondeva dietro lo pseudonimo di Jules Quichet. E messaggi anonimi, telefonate minacciose, sappiamo dove va tua figlia, tua moglie, sappiamo dove lavora, eccetera. Un anno e mezzo drammatico, fortunatamente privo di conseguenze. Il giudizio del Tribunale di Milano venne quindi il 15 ottobre del 91, un anno e 6 mesi dopo. Ma la cosa bella è, e quindi mi liberò da un incubo drammatico, perché sarebbe stato tragico se avessimo perduto. È molto interessante la motivazione che appare per la prima volta in un processo di questo tipo contro un romanzo. È una di quelle sentenze che affermava questa sentenza che l'autore del romanzo, cioè il sottoscritto, non era punibile in quanto aveva semplicemente esercitato il diritto di cronaca e di critica, emanazione dell'articolo 21 della Costituzione. E mi fa molto piacere il richiamo di questo articolo nella mia sentenza, che sancisce il diritto di libertà di stampa e di informazione, un diritto dovere che oggi non è poi tanto ancora riconosciuto, visto che si parla continuamente di leggi bavaglio, di vietare le intercettazioni, eccetera. Ecco, e la storia finì così. La storia per noi finì così. Aspettavo solo che la casa editrice Rizzoli rimettesse in circolazione il libro. Perché? Perché dopo il battage che c'era stato, è giusto che la gente voglia leggere sto libro, e quindi poteva vendere un certo numero di copie. E passa un giorno, passa l'altro, non si vede in libreria il romanzo. Telefono alla casa editrice e mi dicono: guarda, il romanzo è andato al macero. Non si sa bene perché. Dico: ma perché è andato al macero? Beh, non lo so, è andato al macero. Ho saputo molti anni dopo che per intervento di un uomo politico tuttora vivente, molto importante, importante e molto potente, non dirò mai il nome naturalmente perché non voglio ricominciare la trafila di un altro processo, in quel periodo peraltro, non so se ancora, era uno degli azionisti più importanti della casa editrice, della Rizzoli, aveva telefonato al direttore editoriale dicendogli complimenti per la soluzione del vostro romanzo, però ricordatevi, si era riconosciuto anche lui nel romanzo,
Ricordatevi che se torna in libreria questo romanzo, io non mi chiamo Sergio Picciafuoco e probabilmente non ve la caverete soltanto con una soluzione. Quindi loro pensarono bene di portare al macero le copie. Siamo nel 1990, non 20 anni, non 30, 50 anni fa, un secolo fa, 1990, 91 per la sentenza. L'atmosfera era questa, l'atmosfera che si respirava in Italia dopo la strage era questa, a 10 anni dalla strage era questa. Soltanto nel 2010 la casa editrice Einaudi pensa bene di riprendere fuori questo romanzo e mi chiede di ristamparlo. Vi faccio questa storia perché vi rendiate conto delle difficoltà anche di scrivere romanzi oggi in Italia, oggi e ieri soprattutto. Ma anche oggi le cose non sono cambiate. Si parla e si è parlato fino a poco tempo fa di ritirare dalle librerie pubbliche certi autori che sono scomodi, ve lo ricordate, no? È partita dal Veneto questa ondata di repressione libraria, letteraria. Poi per fortuna coloro che gestiscono le librerie e le biblioteche sono un pochino più intelligenti dei nostri politici e hanno ben pensato di non ascoltarli neppure. A meno che non facciano una legge che dice, elenca i libri all'indice, cosa della quale non mi stupirei. A 30 anni dalla strage, cioè nel 2010, la Einaudi chiede di ristampare il libro. Non ci pensiamo neppure perché non vogliamo ricominciare questo calvario. Poi ricevo delle pressioni da parte soprattutto Libero, vedi avere una moglie che ti segue dappertutto? Grazie Franca. Libero Mancuso, io me l'ero scritto qui ma senza occhiali non leggo. Libero Mancuso che l'ha letto dice questo romanzo Loriano tu lo devi pubblicare, togli il nome di Sergio Picciafuoco e poi dopo pubblicalo perché non ci sono altre possibilità di... E nel caso fai una cosa... Nel contratto di edizione fai mettere un articolo che dica che eventuali richieste economiche le paga la casa editrice. Beh, quando è così, se c'è da fare 6 mesi di carcere, li faccio. Uno scrittore che non fa 6 mesi di carcere, che scrittore è, ragazzi? Non ho fatto la resistenza per motivi di età. Non ho fatto il 68 per motivi di età. Qui, ragazzi, mi hanno preso tutto. 6 mesi di carcere li farei volentieri. Niente, non me li hanno dato, stavolta è andato tutto liscio. Allora ho accettato questo consiglio, abbiamo ristampato il libro ed è uscito proprio in occasione del 30° anniversario. Sono stato molto contento di questo, sono stato molto contento soprattutto di come il pubblico lo ha accolto questo romanzo perché ha suscitato interesse dappertutto, tanto interesse che qualche giornale ha detto addirittura che la storia, e stasera mi sono dimenticato di prendere la prima edizione, ha pensato addirittura, ha scritto che questa storia del processo era un'invenzione editoriale. Allora quando vado a presentare il libro porto anche la prima edizione con l'autore Jules Quichet. Non sono passato da casa per venire qui ma ho dimenticato di prenderlo, però fidatevi, almeno voi fidatevi, non è una storia, è vera questa storia qui. Ecco, questo è un po' il romanzo di questo romanzo. A tutt'oggi io mi aspettavo quel signore di cui vi parlavo, quel politico di cui vi parlavo, forse non l'ha neppure più letto, perché o forse ha altre cose a cui pensare. Comunque mi fa piacere illudermi che le cose oggi in Italia siano cambiate per una certa fascia di italiani, che è quella che poi mi interessa. Ecco, ho fatto questo velocissimo excursus per raccontarvi il motivo della ristampa di questo romanzo, del quale, ripeto, sono felice sia uscita finalmente un'edizione completa. Non troverete quindi il nome di Sergio Picciafuoco. Ecco, è stato l'unico errore credo di aver fatto nella scrivere questo romanzo, ma l'ho chiamato Sergio Picciafuoco e lui ha fatto prestissimo riconoscersi l'ho chiamato Sergio Picciafuoco anche nel romanzo. Dice, ma questo sono io? Beh, sì, non c'ero io là alla stazione, c'era uno che si chiama Sergio Picciafuoco. E però dico, ma che bello questo nome, questo cognome, è un predestinato, Sergio Picciafuoco non può, come si chiamava quello che fece saltare le... Micca, è anche quello un predestinato, questo era un predestinato, non posso cambiare, gli altri li ho cambiati tutti, non troverete quindi
i nomi dei responsabili, ma avreste trovato questo nome, però era talmente bello che io l'ho lasciato e ho imparato però la lezione. Ed ora in poi non apparirà più nome. Vorrei finire qui questo breve, pensate un po' cosa vi aspetta, se questo è breve, introduzione, anche perché mi piacerebbe che tu partissi con la tua lettura, poi diamo la parola a lui. Il cane è un fan sfegatato. Sì, no, mi sono dimenticato di dire che leggerà alcuni brani proprio del momento in cui più tragico della storia. Un colonnello dei carabinieri, una sociologa senza lavoro, un archeologo e un ex agente dei servizi di sicurezza di Francia. Quattro storie indipendenti e che fino a quel momento avevano seguito strade diverse. Quattro vite che per caso si erano sfiorate, confluirono in un'unica storia e in un'unica vita. Il calore dell'esplosione le fuse e le avviò verso un unico crogiolo. Il primo a riprendersi fu Jules Quichet. Si tolse di dosso il corpo senza vita di un uomo, si alzò e si gettò fuori dal vagone nella polvere e nel fumo dell'esplosione. Lo urtò gente impazzita di paura che correva in ogni direzione senza sapere dove e perché e urlando la propria disperazione. Inciampò nei corpi e nelle macerie che occupavano il marciapiede numero uno, grida disperate, di feriti e di moribondi. Respirò polvere e fumo e se non si fosse allontanato immediatamente sarebbe soffocato. Ma l'orientamento era impossibile. Per caso si trovò nel salone delle partenze e calpestando vetri e macerie tentò di raggiungere il piazzale esterno. La polvere cominciava a depositarsi, ma il fumo faceva ancora buio attorno. Si calpestavano corpi, valigie e macerie. Negli occhi il terrore di qualcosa di sconosciuto e terribile. Jules passò accanto a un tabellone scaraventato a terra dall'esplosione e si accorse che si muoveva. Lo sollevò facendo cadere vetri e calcinacci e scoprì il volto minuto di una ragazza. Due occhi spaventati lo fissarono, usciti dall'inferno. Un corpo esile di bambina, capelli scuri e viso macchiato di sangue, e una ragazza terrorizzata. Jules tolse di dosso il tabellone e l'aiutò ad alzarsi. «Ci sei tutta, coraggio, piccola. Andiamo fuori di qua». La piccola non si mosse. Tremava e si guardava le mani anch'esse coperte di sangue. «Non è nulla, andiamo fuori, prima che accada di peggio», gridò Jules. La trascinò per un braccio e Claudia lo seguì docile per un poco, ma poi di colpo, come se d'improvviso avesse ricordato, si tolse di dosso la mano che la trascinava e gridò «No, c'è Daniele!». Corse di nuovo nel salone partenze e Jules la seguì. «Dov'è Daniele?», le chiese. «Non lo so, forse nella sala d'attesa. Sai dove si trova?». Claudia annuì. «Andiamo a vedere, ma non mi sembra una buona idea». Fu la ragazza che trascinò Jules sul marciapiede del primo binario e Jules ripassò accanto al treno che avrebbe dovuto condurlo a Basilea ma che non sarebbe più partito, almeno per quel 2 agosto 1980. Alcuni vagoni erano squarciati, l'interno era macchiato di sangue e di corpi straziati. «Cristo», mormorò, «mi è andata bene». E senza fermarsi, trascinato dalla foga di Claudia, mise la mano in tasca ed estrasse ciò che restava di una sigaretta che infilò in bocca. Riprese a ragionare per comprendere l'inutilità della loro corsa fra i rottami della stazione devastata. Si fermò, obbligando la ragazza ad imitarlo. «Senti», disse, «vediamo di ragionare. Siamo circondati da macerie pericolanti e non sappiamo cosa sia accaduto né cosa stia ancora per accadere. Andiamoci piano». La ragazza lo fissò con occhi imploranti. «Va bene. Dov'è la sala d'aspetto?». La ragazza non gli rispose e si guardò attorno. Immobile, pallida, gli occhi sbarrati, indicò con la destra sollevata ciò che rimaneva della sala d'attesa di seconda classe. Una montagna di macerie. Qualche brandello di parete esterna, ancora in pericoloso equilibrio. Una parte del tetto e travi in legno ammucchiate sopra le macerie. L'intera ala del fabbricato era crollata e la sala d'attesa non esisteva più. Finalmente gli occhi di Claudia si riempirono di lacrime. «Daniele», mormorò. Si lasciò cadere su una trave che occupava il marciapiede. Il suo corpo di bambina cominciò a tremare e le lacrime scesero sul viso pallido. La disperazione e un grande dolore che Jules comprese e cercò di mitigare sollevando la ragazza e stringendola a sé. «Aspetta, aspetta», le mormorò all'orecchio. «Non è detto che il tuo Daniele fosse qui». La polvere si era depositata, lasciando attorno odore di morte. Di lontano, le sirene delle prime ambulanze.
Adesso diamo la parola a Luciano, che appunto, come dicevo all'inizio, ha curato questo libro assieme a Gilberto Veronesi, Bologna e gli anni delle stragi. Io mi ricordo di una delle prime foto che Luciano diede a Mongolfiera, allora, ed era la foto di una bambola che era rimasta sul marciapiede nella strage dell'Italicus, ed era terribile questa, cioè, perché quella bambola aveva appartenuto a una bambina che non si sa che fine avesse fatto. Luciano ha fatto appunto questo libro fotografico. Le foto a volte sono molto più efficaci che le parole per raccontare degli avvenimenti così tragici, e sono testimoniati da queste immagini molto crude in maniera molto diretta. Allora, io mi ricordo che Luciano da tempo mi parlava di questo suo progetto, finalmente riuscito a farlo, e quindi questa sera abbiamo pensato bene di chiamarlo, perché anche questo progetto, che è un progetto editoriale che ha deciso di utilizzare la fotografia come elemento comunicativo, è importante per far capire ai giovani quello che è avvenuto, per trasmettere elementi di memoria che altrimenti si potrebbero perdere. Aggiungere una cosa molto importante: io sono molto contento che ci sia anche questo, perché dopo il linguaggio letterario c'è il linguaggio dell'immagine, che è molto più diretto e molto più efficace, e quindi è un abbinamento del quale vi ringrazio. Beh, sono imbarazzato a questo punto, perché comunque, visto che siamo sul treno della memoria, Valerio, io sarei per ricordare, per raccontarvi un piccolo fatto. Attorno al 2003-2004 a Bologna un gruppo di fotografi decise di riunirsi in un'associazione con l'intento di promuovere il proprio lavoro fotografico, quindi iniziare a lavorare sugli archivi fotografici, e questo gruppo di fotografi si trovava ogni 15 giorni all'interno di Vaghe. Addirittura la sede dell'associazione, che si chiama tuttora Unione Fotografi Organizzati, aveva sede via Vaghe 61, quindi diciamo che la nascita dell'associazione, la nascita di UFO, ha avuto in Vag una grande ospitalità. Tant'è che c'è una piccola aneddoto, una piccola storia che si può raccontare. Cioè, i gestori del bar di Vag capivano che i fotografi si erano riuniti la sera precedente dal consumo alcolico che veniva fatto all'interno del locale. Quindi i fotografi avevano incrementato notevolmente, insomma, i bilanci in un periodo abbastanza di crisi di Vag. Questo tanto per un riconoscimento della storia nostra, di noi fotografi, della nostra associazione. L'anno scorso, questo libro nasce l'anno scorso, che l'anno scorso erano i 30 anni della strage del 2 agosto, e quindi si è pensato di come poter noi come fotografi ricordare e raccontare alla città questo fatto. E quindi abbiamo iniziato a lavorare da qualche anno prima sugli archivi fotografici. Quindi l'idea, alla fine è uscito questo libro qua, ma questo libro qua racconta le stragi di Bologna, quindi l'idea non era quella di fermarci solo sul 2 agosto, ma raccontare tutte le stragi. E la cosa che più ci ha colpito, anche se molti fotografi avevano partecipato e avevano documentato queste stragi, è che in 10 anni a Bologna ci sono state 3 stragi. C'è stata la strage dell'Italicus nel 74, c'è stata la strage del 2 agosto nell'80 e la strage del 904 nell'84. E in mezzo, tanto per non uscire dal terreno, c'è stata la strage di Ustica. Quindi sono stati 10 anni veramente di, userei un termine molto, molto forte, quasi di guerra civile. Nel senso che credo che in Europa, dopo la Seconda Guerra Mondiale, nessun paese europeo ha avuto, se escludiamo la guerra dopo la caduta del muro, la guerra dei Balcani, ha avuto una serie di stragi così enormi. Si parlava prima di 8 stragi, 4 sono state a Bologna. Ecco, e quindi il fare questo libro è fare una documentazione, un racconto di cose successe in città, per dare memoria anche ai giovani, perché credo che è vero quello che diceva Mavi prima, che i giovani che ha fatto la strage del 2 agosto si rifanno alle rosse, non so quale tipo di terrorismo più strano. Invece questa pubblicazione vuole essere uno strumento anche di studio e di consultazione e di conoscenza. Grazie.
Chiaramente noi facendo il libro ci siamo resi conto che mi riesco di fare un insieme di sequenze fotografiche di morti e di funerali. Quindi il libro al suo interno raccoglie anche una parte che racconta il periodo di quegli anni lì, quindi le cose anche diciamo più normali, più tradizionali. E infatti il libro è diviso in due sezioni. Ci sono le pagine nere che raccontano le vere stragi e le pagine bianche che raccontano la vita sociale di quel periodo lì. Quindi dagli anni 70 fino a metà degli anni 80, quindi tipo la nascita della regione, cioè il concerto di Cucini, cioè tanti fatti, il Cassero, la nascita del Cassero a Porto Saragosta, data ai gay. Quindi l'idea era quella di fare un libro fotografico che raccontasse quegli anni lì con una attenzione particolare alle stragi. Questo è tutto. Adesso ridiamo la parola a Doriano. Io gli voglio chiedere una cosa. Tu prima hai raccontato il romanzo del romanzo. Adesso ti vorrei chiedere questo: tu come romanziere, cioè come scrittore che hai sempre usato la fantasia per i tuoi libri, come ti sei trovato a livello psicologico a dover affrontare la drammaticità di una storia molto pesante come quella del 2 agosto? Tu dicevi prima che hai letto un sacco di materiale, di archivio, insomma, che parlava della strage. Quindi il tuo rapporto di utilizzare la fantasia per raccontare una vicenda che è molto drammatica e molto concreta, insomma. Ma io quando ho cominciato, sia per il precedente che è uscito nell'89, quello del funerale dopo Ustica, che per questo strage, io fin dall'inizio ho cercato di raccontare quello che nei documenti non c'è. Cioè io sono andato alla ricerca dei nomi che non sono usciti, sia per la strage di Ustica, già citata, sia per questa strage qui. In realtà, devo dire però, ecco, volevo fare un lavoro che affascinasse per la sua drammaticità il lettore e lo conducesse e lo inducesse a dire: ma sono vere queste storie o sono inventate? E questa curiosità lo spingesse ad andare a leggere quello che ho letto io, cioè la documentazione, l'ufficiale, esiste, c'è, è lì. Che cosa scoprirebbe in questo caso? Quello che ho scoperto io e che alla fine credo possa scoprire anche il lettore attento di questo romanzo, che i nomi dei mandanti ci sono, cioè si intuiscono. Non sono scritti a chiare lettere. E qui mi viene in mente la frase di Pasolini: io so, eccetera, eccetera, però non ho, io so perché sono uno scrittore, sono un poeta, non so bene, ma non ho le prove. Nelle varie inchieste che sono state fatte emergono, vengono a galla i nomi dei mandanti, solo che non sono scritti, perché neppure gli inquirenti, neppure i magistrati sono riusciti ad avere le prove. E questo è drammatico, perché è così, come diceva lui, per tutte le stragi che sono successe a Bologna, in Italia. Guardate, io ho un elenco di stragi, non sono solo 8 le stragi in Italia, cioè quelle di Bologna. Qui la prima strage, dal dopoguerra partiamo, perché se andiamo più avanti, il primo maggio del 47 a Portella della Ginestra, 11 morti e 20, non è una strage? È la prima strage del dopoguerra. Poi andiamo avanti. La strage di Modena, 9 gennaio 50, ve ne dico qualcuna, non ve le dico tutte, 6 morti. Reggio Emilia, ragazzi, 5 morti. Malga Sasso, 3 morti. Cima Vallona, 4 morti. Piazza Fontana, 16 morti. Le date sono 12 dicembre 69. Reggio Calabria, Gioia Tauro, Freccia del Sud, 22 luglio, 6 morti. E via, avanti, avanti. Io non credo che in Europa ci sia un paese che ha avuto tante stragi come l'Italia. Ci sarà un motivo? E io me lo sono chiesto più volte. Che cos'è che fa dell'Italia il paese delle stragi? Ho cercato la risposta in questi documenti, in questo materiale. E io sono rimasto sconvolto dalla ricchezza, dall'abbondanza di notizie che si possono avere. Già era un romanzo quello, però è scritto in maniera tale che la gente
non può andare avanti. Allora ho fatto questa operazione, ho cercato di tradurre quel materiale in una storia fantastica, di fantasia. E prima di andare via mi piacerebbe di leggere, lo leggo io magari, questo finale, perché ci sono poche righe, no? Che sono quasi un messaggio che viene fuori da tutta questa storia che ha sconvolto tutto. Io avete sentito che ha presentato i primi due personaggi, ci presenti il resto del capitolo? È uno dei primi capitoli che si intitola proprio questo, la strage. Il professor Ansaldo Falcione si sollevò dal letto dove lo aveva gettato lo spostamento d'aria e corse nel corridoio. Chiamò l'ascensore ma non accadde nulla. Scese le scale a piedi e di corsa attraversò l'atrio dell'hotel deserto e uscì sotto al porticato. Accanto all'ingresso del Milano Excelsior trovò il corpo di un vecchio colpito da un oscuretto scaraventato là dall'esplosione. Attorno il pavimento era ingombro di detriti e rosso di sangue. «Dio, Dio!» mormorò, le mani e le tempie. Attraversò la piazza, evitando le macerie. La nebbia palpabile e ruvida gli entrò negli occhi e nella gola. Si fermò accanto a un'auto il cui tetto era schiacciato dai massi. Cercò di vedere oltre i detriti che la riempivano. L'auto del colonnello della vita fu la prima a giungere sul luogo della strage. Il disastro si presentò in tutta la sua drammatica realtà. Attorno all'ala crollata non era rimasto nessuno. Poco lontano, sulla via antistante il piazzale, gruppi di persone guardavano in silenzio senza capire l'avvenimento. Si rendevano conto della loro impossibilità di fare qualcosa. Una gran parte del piazzale era coperta dalle macerie. Le travi dell'edificio crollato pendevano e si incastravano l'una nelle altre come i bastoncini cinesi nel gioco dello Shanghai e davano l'impressione che, solo sfiorandone una, tutte le altre sarebbero franate. Prima ancora di scendere dall'auto, il colonnello Dalla Vita constatò la portata della tragedia e impallidì quando, sul lato sinistro del piazzale, vide l'auto dei suoi collaboratori. Bestemmiò e indicò al conducente. «Là, vai, vai!» gridò. L'auto si mosse. Brandelli di intonaco sull'asfalto si sbriciolarono sotto le ruote. L'auto dei collaboratori aveva il tetto schiacciato da un cumulo di macerie, le ruote allargate, i pneumatici afflosciati. Il pianale poggiava sull'asfalto. «Tiriamoli fuori!» gridò ancora il colonnello scendendo dall'auto. «Mi dia una mano, per Dio! Non stia a guardarmi!» Si era rivolto al professor Falcione che lo fissava, immobile e inebetito accanto all'auto sfasciata. Il colonnello si rivolse poi ai suoi uomini. «Anche voi, che fate? Ci sono i nostri ragazzi qua sotto! Aiutatemi!» Nessuno si mosse. Uno degli uomini del colonnello mormorò. «È inutile!» Indicò le condizioni dell'auto. Per i corpi che si trovavano all'interno non potevano esserci speranze. Il colonnello comprese, abbassò lo sguardo e rinunciò. Il primo carro gru dei vigili del fuoco prese a tutta velocità la curva, si mise nel piazzale e andò a fermarsi dinanzi alla barriera di macerie. Arrivarono due ambulanze e un carro attrezzi, infermieri e vigili del fuoco scesi dai veicoli, immobili e in silenzio, impietriti, davanti alla strage. Poi, il capo del gruppo d'emergenza dei vigili del fuoco si scosse come da un incubo. «Che fate? Si dorme? Per Dio, diamoci da fare! Telefonate per le ruspe! Qua il carro attrezzi! 4 uomini nella sala partenza! Chiamate altre ambulanze, per Dio! Qua c'è un massacro! Avvertite il pronto soccorso del maggiore del Sant'Orsola! Muoviamoci, per Dio! Ci sono ancora dei vivi là sotto!» E fu la corsa contro la morte che covava sotto le macerie fumanti. Ma già Claudia, per prima, stava lottando con le mani e con la disperazione per sollevare una trave. Avrebbe voluto entrare con tutto il corpo fra quelle pietre, scavare con i denti e trovare il suo ragazzo che sentiva là sotto. «Non serve, piccola, lascia perdere», disse Jules posandole le mani sulle spalle. Con ira, Claudia si scrollò di dosso le mani che tentavano di dissuaderla e spinse con forza sulla maledetta trave, che non si mosse di un millimetro. Un blocco di mattoni in bilico rotolò in basso verso la ragazza. Jules afferrò Claudia per le spalle e la trascinò di lato in tempo. «Che state facendo là sopra? Via, via, è pericoloso!» gridò di lontano il capo della prima squadra di soccorso. «Mi aiuti, per favore, c'è Daniele qui sotto!» La voce di Claudia era un grido disperato che un nodo alla gola non faceva uscire del tutto. «Porti via la ragazza, non c'è nulla da fare per lei qui, la porti via prima che...» Jules scese dalle macerie trascinando Claudia. Sentì che non si opponeva più, sentì che era vuota e si girò in tempo per afferrarla prima che scivolasse a terra, svenuta. La tensione, le ferite,
L'ansia per Daniele l'avevano vinta. Jules la posò sul marciapiede, il capo sollevato dalla sua giacca, e andò a bagnare il fazzoletto alla fontana sul marciapiede. Trovò innaturale che la fontana buttasse ancora acqua in mezzo alla strage. Il fresco sulla fronte fece riaprire gli occhi a Claudia, che si guardò attorno, smarrita, e pianse. Finalmente pianse, senza ritegno e senza forze. Attorno si era cominciato a scavare con precauzione. Le grida dei feriti laceravano la coscienza. Una delle domande che la gente comune si è sempre posta quando è avvenuta una strage, e a Bologna appunto se l'è posta almeno 3 volte, cosa vogliono ottenere con un gesto di questa natura? Vogliono creare paura nella popolazione? Rispetto al 2 agosto la reazione della città di Bologna, della gente comune, fu straordinaria, e si vide immediatamente dalle centinaia di persone che andarono subito in stazione per dare la loro opera di aiuto, insomma, a muovere le macerie, aiutare i vigili del fuoco per cercare le persone, a trasportare i feriti, anche a portare i morti su quel camion terribile, su quell'autobus terribile dell'ATC che fu destinato appunto a questo scopo. L'ospedale Maggiore si riempì immediatamente di persone che volevano dare il loro sangue appunto per i feriti, per le trasfusioni. Quindi l'obiettivo di chi, dei mandanti delle stragi, che era quello di creare paura, è un obiettivo che non si è mai realizzato. Ma io non sarei così sicuro. Io non sarei così sicuro, perché non è che siamo fuori da questo tunnel, ragazzi, ci siamo ancora dentro. E mi viene in mente la frase di Brecht sul finale di questa bellissima opera che si intitola Arturo Uy, che finisce con una frase che io me la porto sempre dietro. Arturo Uy parla della rappresentazione di Hitler e di tutto quello che lui è riuscito a fare. Alla fine uno dei protagonisti viene al proscenio, guardando il pubblico in faccia, e gli dice: ma guardate, attenzione, il ventre che ha partorito quel mostro è ancora fecondo. E beh, si adatta benissimo. Il ventre che ha partorito queste stragi è ancora fecondo, ci sta attorno, e noi dobbiamo stare molto attenti. Voglio tornare un momento sui due linguaggi, perché qui, a questa, dopo magari venitela a vedere, avete sentito il linguaggio letterario che ha descritto l'ammasso di macerie con queste travi in bilico come i bastoncini dello Shanghai. Beh, sono rappresentati qui con un'efficacia, ve lo metto qui, dopo venitela a vedere. È rappresentato con un'efficacia che va oltre la semplice descrizione. Qui c'è gente sotto, la vediamo. C'è gente che lavora, c'è gente sotto che sta ancora morendo. E mi sembra veramente un bel accostamento. Leggiamo ancora un'altra parte. L'ultima. Gli orologi della stazione centrale di Bologna continuavano a segnare le 10:25, ma il sole che picchiava sul piazzale e bruciava le spalle nude dei soccorritori era il sole del mezzogiorno. Sul viso dei vigili del fuoco, sudore impastato a polvere. I calci degli infermieri, sporchi di calce e di sangue. Il pianale dell'autobus della linea 37 dei servizi pubblici, coperto e ostruito da una lunga teoria di corpi massacrati e avvolti in lenzuoli bianchi chiazzati di rosso. Nessuno parlava. Sulla strage era sceso il silenzio di troppi morti e la consapevolezza che non si era trattato di tragica fatalità come si era sperato all'inizio. Solo il rumore delle gru e il ronfare delle ruspe. Ogni tanto un grido. Qua, un infermiere! Per i morti non si gridava. Era inutile. Nell'atrio partenze della stazione erano allineate barelle con i feriti in attesa di ambulanze. A mezzogiorno Claudia non aveva più lacrime. Il suo volto si era indurito e gli occhi guardavano senza più pietà le ferite che si andavano disseppellendo. Continuava a scavare,
ben sapendo cosa avrebbe trovato. Già troppi morti aveva veduto sotto le travi crollate. Un vigile del fuoco raddrizzò la schiena indolenzita e si tolse il casco dal capo. Scoprì un viso da diciottenne, stupito di trovarsi là a fare ciò che stava facendo. Si tolse i guanti da lavoro per asciugare il sudore della fronte. Indossava una maglietta che non era più bianca, calzoni militari e stivali. Si guardò attorno e posò una mano sulla schiena di Claudia. Disse: «Metti questi», e le porse i suoi guanti. Claudia si guardò le mani insanguinate e sentì dolore. «Grazie», mormorò. «E tu?» «Fa nulla, io sono abituato». Ora molti dei soccorritori, infermieri, vigili del fuoco, volontari, militari, indossavano una mascherina sul volto. «Vieni a riposare», disse Jules a Claudia. Claudia sollevò il capo, guardò Jules. «Perché?» «Perché sei ferita, lavori da troppo tempo», rispose Jules. Scoprì sul viso della ragazza la tensione e l'odio. Jules indicò attorno e disse: «Non cambierai le cose». «Lo so». Con il dorso della destra Claudia si asciugò il sudore, fissò in viso Jules e mormorò: «Chi è stato?» Jules scosse il capo. Il ragazzo che aveva passato i guanti da lavoro a Claudia disse a voce alta: «Datemi una mano!» Era chino e tentava di spostare un masso che premeva sul petto di un corpo immobile. Il capo era coperto di calcinacci. Claudia guardò ciò che del corpo si scorgeva e tremò. Si chinò a togliere la polvere dal viso del morto. Gesti teneri di una madre che teme di far male al piccolo. Prima la bocca, spalancata in un grido che forse non era mai uscito. Poi le guance e infine gli occhi e la fronte. Il viso era intatto, un profilo affilato, occhi scuri e grandi spalancati dallo stupore. Capelli scuri e folti e arricciati coprivano la fronte bianca. Claudia raccolse il capo del giovane fra le mani e lo guardò a lungo, senza una lacrima. Poi si chinò e sfionò la fronte con un bacio. Mormorò: «Addio, Daniele». Si alzò, ora poteva andare. Accompagnò la barella coperta da un telo bianco all'autobus della linea 37. Attese che sistemassero il corpo sul pianale accanto ad altri corpi morti e sedette su un seggiolino, i gomiti posati sulle ginocchia e china sul suo ragazzo. Jules Quichet l'aveva seguita, disorientato da quel comportamento di quella donna dal corpo di ragazzina, il cui viso infantile aveva veduto trasformarsi da maschera di stupito dolore a maschera di odio consapevole. Non salì sull'autobus e attese che Claudia scendesse. Avrebbe voluto salutarla, ma non sapeva che dirle. Non si sarebbero mai più rivisti, un incontro casuale. Di colpo sentì il desiderio di accendere la sigaretta che teneva da ore spenta fra le labbra. Cercò in tasca un fiammifero e lo sguardo gli cadde su un piccolo avviso appeso all'interno della vettura. «È vietato fumare. I trasgressori saranno puniti con l'ammenda di lire 10.000. I trasgressori saranno puniti. Ridicolo. Jules accese la sigaretta e salì sulla vettura. Frugò in tasca e trovò l'ultima sigaretta che porse a Claudia. «Scendiamo, l'autobus sta per andare». La ragazza accettò la sigaretta che Jules accese con la sua, ma non si alzò. L'autista aveva appena avviato il motore e stava guardando i due saliti sull'autobus pieno di morti. Attese che scendessero, non si muovevano, e allora mormorò: «Io parto». Claudia alzò il capo, guardò l'autista e annuì, e restò seduta. Jules posò per un attimo la destra sulla spalla, poi si avviò per scendere. Si fermò sui gradini della portiera posteriore e tornò a guardare Claudia. Anche Claudia lo guardava, uno sguardo freddo e deciso. Allora Jules non scese. Si sistemò sull'ultimo sedile accanto alla portiera e l'autobus si mosse. Sulla città pesava la stessa atmosfera calda e cupa del giorno precedente e in più lo stupore e l'immobilità della strage. Sotto i portici i pochi passanti andavano muti, gli occhi bassi a fissare la strada come se non sapessero dove. Tra loro il professor Falcione. Anche egli avvertiva la sensazione di immobilità irreale che lo aveva sorpreso il giorno dell'arrivo. Allora gli era sembrato che la città attendesse qualcosa, che poi era arrivata, superiore ad ogni immaginazione. Ed ora la città, incredula, seguitava ad attendere. Forse una risposta.
Prima parlavo della reazione della gente comune, ci fu una reazione molto diversa del ceto politico sin quasi subito. Dico questo perché si tentò, rispetto al 2 agosto, di impedire che filtrasse un discorso che era già uscito per altre stragi prima, per Piazza Fontana e poi per Brescia, cioè quando si diceva la strage è di Stato. Dico questo perché noi, giovani estremisti, ci presentammo in corteo per partecipare ai funerali in Piazza Maggiore il 16 di agosto del 1980 e la nostra partecipazione fu impedita perché sullo striscione c'era scritto un'altra strage di Stato. Mentre sul sagrato di San Petronio, vicino alle bare, c'era Francesco Cossiga, una persona che con tutto quello che è capitato di oscuro in Italia, qualcosa a che farci, ne ha avuto insomma. Dico questo perché è sempre stato fondamentale un lavoro di informazione, di controinformazione, per costruire un'informazione diversa da quella ufficiale, soprattutto per quanto riguarda il discorso dei mandanti. Anche il processo sulla strage di Piazza Fontana non avrebbe avuto gli sviluppi successivi alla prima linea che era stata intrapresa dalla magistratura, quella di accusare Valpreda e gli anarchici. Quella linea fu messa in discussione da un libro fatto da un collettivo di controinformazione legati al movimento studentesco che si chiamò appunto La strage di Stato, e da lì si riaprì il processo, poi venne fuori il discorso di Fredde Ventura. Questa cosa che a me ha sempre dato moltissimo fastidio, il fatto che i fischi che ogni anno i politici di turno si prendevano durante la commemorazione della strage del 2 agosto, a volte venivano descritti dagli organi di informazione, dalla classe politica, quasi più gravi delle bombe, e quando tutti i politici che si sono succeduti su quel palco, sin dagli anni successivi, quelli più vicini, avevano promesso che il segreto di Stato sarebbe stato tolto, e sono passati tantissimi anni e il segreto di Stato c'è rimasto ancora. Quindi da questo punto di vista penso che un libro come il tuo cerchi appunto, sia utile per scardinare questa omertà dello Stato, di quello che hanno sempre cercato di tenere nascosto. Quando tu dicevi prima nelle carte ufficiali i nomi non vengono mai fuori. Quello che io vorrei che si capisse leggendo questo romanzo è proprio questo, che non è vero che non si sanno le cose, cose le sanno tutti. Anche oggi sappiamo cose che i giornali poi improvvisamente scoprono, no? Succede qualcosa, ma lo sappiamo già, sembra una novità, sembra... Viviamo in un mondo dove le sappiamo prima noi le cose dei giornali, le sa prima la gente, proprio perché c'è un metodo, una situazione informativa che va ben al di là di quello che sono il giornale che arriva il giorno dopo. Noi lo sappiamo il giorno prima. E per quello che riguarda invece i politici, a loro non credo interessi molto, perché da quanti anni deve essere tolto il segreto di Stato? Da quanti anni, da 30 anni promettono su quel palco che toglieranno il segreto di Stato, e il segreto di Stato esiste ancora, ma tutti i politici, non soltanto quelli di una parte. Allora, il vento nuovo di cui si accennava dovrebbe essere questo che fa scoperchiare questi segreti politici che vogliono tenere nascosto. In questo romanzo, e io non l'ho inventato, io l'ho soltanto raccontato in forma di romanzo, si toccano tutte le categorie che hanno partecipato a queste stragi, dalla massoneria, la P2, dal Vaticano, dai servizi segreti italiani e stranieri, addirittura le radici si scopre sfogliando questi documenti, che le radici di tutto questo è addirittura negli Stati Uniti, quando si decide lo sbarco in Sicilia, e c'è Salvatore Giuliano
del quale vi ho parlato per la strage di Portella della Ginestra. È di là che parte tutto, e attraverso questi come possiamo chiamarli, questi poteri occulti, è brutto perché non sono occulti, lo sappiamo che ci sono e sappiamo perfino chi sono, e li chiamiamo poteri occulti, non sono occulti, però vabbè, chiamiamoli poteri occulti. Attraverso questi poteri occulti si è sviluppata in Italia quella serie di stragi di cui abbiamo parlato, che continuano ancora oggi, perché è una strage di Stato quegli uomini che sono sui tetti per difendere il loro lavoro. Non è una strage di Stato questa? I morti non li contiamo adesso, li conteremo fra un po', però, quei morti. Gente che non può mantenere la propria famiglia. Di chi si occupa di costoro? Vengono da lì. Questa è la nostra situazione oggi. E attraverso, io mi illudo che attraverso questo romanzo qualche cosa resti nel lettore. Ripeto, è un romanzo. Però in questo romanzo troviamo tanta realtà che ci circonda e che continua a starci attorno. Io non vorrei fare un comizio, ragazzi, però la vita è questa, anche perché non ci sono le elezioni, l'abbiamo già finito, il referendum è già finito, prima di arrivare alle prossime elezioni ne passerà di tempo, se andiamo avanti così, ragazzi, crescono invece di calare. Al prossimo confronto parlamentare saranno 320, ma da dove vengono? Io adesso darei la parola a voi, insomma, con domande anche in brevi interventi, perché penso che sia anche utile uno scambio di idee, un confronto rispetto a temi come questo. Quindi chi vuole prendere la parola o chiedere qualcosa, prego. Domande semplici, eh? Per esempio, quanti prego. Anni ho? Io volevo dire una cosa brevissima e fare una domanda. Questo per dire, l'ho già detto pubblicamente più volte, visto che dicevate i giovani non ricordano se le cose, oltre a mancanza di testimoni c'è anche tanto inquinamento da parte dei media. 2 agosto 2009, ore 7:30, Isoradio, dopo il GR, rubrica Accadde quell'oggi, elenca tutte le cose nella storia accadute il 2 agosto, infine 2 agosto 1980. La strage, dice il numero delle vittime, dice c'è stato il processo che ha portato al riconoscimento dei colpevoli, non li cita, in compenso dice e i colpevoli erano le Brigate Rosse. Isoradio, non sto parlando di Radio Padania, ok? Isoradio, quindi inquinamento ce n'è in abbondanza. La domanda che volevo fare diretta e a tutti sostanzialmente, come tema si può toccare, fotografia, romanzo, film, eccetera. Che risposta nelle vostre esperienze, nel confronto alle presentazioni, rispetto alle recensioni, eccetera, che risposta avete rispetto ai vostri lavori, col contatto col pubblico, quello reale, non quello mediato dai media? Quando è uscita questa pubblicazione qua, come vi dicevo l'anno scorso, nel trentennale del 2 agosto, è stata fatta una mostra anche in sala Farnesi, nel Palazzo del Comune di Bologna. La cosa che più mi ha colpito è che molta gente di Bologna, molta gente anche della mia età o di qualche anno in più di me, non si ricordava più della strage dell'Italicus. Nel senso che la memoria corre il rischio di essere molto breve in questa città, in questo paese. E quindi non mi meraviglia se i giovani di oggi o i giovani, non so, di ieri pensano e credono che le stragi l'abbiano fatto non so bene quale gruppo di Brigate Rosse. Io credo che il problema sia il ruolo che c'è l'informazione, quindi il ruolo che c'hanno i quotidiani, ma il ruolo che abbiamo anche noi, gente un po' più grande, o noi che siamo all'interno delle scuole, nel senso che se oggi le notizie che vengono diffuse maggiormente nei quotidiani e nei giornali sono ragazzo uccide la fidanzata, oppure sulla strage, non so, questo qui giù nelle Puglie, nel quale
ci raccontavano anche il giorno nel quale andavano a tagliare i rami secchi nel labbro, insomma, cioè nel senso che c'è un ruolo molto importante di informazione. I giornalisti credo che abbiano molta colpa nel aver creato questo livello di non conoscenza tra i giovani. Io credo, e mi metto nella parte degli organi di informazione, ho fatto il fotografo per 30 anni, quindi per 30 anni ho raccontato delle cose a livello fotografico, ho cercato di raccontarle in un certo modo, e l'idea di fare queste pubblicazioni, questi libri, vuole essere anche un tentativo di un gruppo di fotografi di uscire dai canoni stretti delle informazioni, essere liberi e indipendenti. Noi facciamo questa casa editrice che si chiama Camera Chiara Edizione, una casa editrice fatta da fotografi. Noi fotografi, per fare questo libro, abbiamo cercato autonomamente i finanziamenti senza dipendere da nessuno, e abbiamo cercato di impostare i libri fotografici. Questo è uno dei 4-5 libri che abbiamo fatto, perché prima abbiamo fatto il libro sugli anni sul 77, gli anni di marzo. Adesso, in questi giorni qua, in Sala Dergo c'è una mostra sugli anni 60, e all'interno di questa mostra sugli anni 60 ci sono 4-5 immagini sui morti di Reggio Emilia. Abbiamo seguito l'associazione dei familiari di Ustica nelle manifestazioni che hanno fatto a Palermo, che hanno fatto in Sicilia, che hanno fatto qui a Bologna, e oggi siamo in grado di raccontare a livello fotografico l'associazione dei familiari di Ustica, la strada di Ustica, sono stati molto soddisfatti, molto contenti di questo lavoro di ricerca fotografica che abbiamo fatto. Quindi io credo che sia uno sforzo che noi dobbiamo fare, noi che lavoriamo con le informazioni, o noi che lavoriamo con i libri, o noi che lavoriamo all'interno dei centri di documentazione, insomma, di mantenere viva e di fare uno sforzo maggiore per fare sì che l'informazione, le notizie rimangano sempre vive, presenti, insomma. Se Isoradio mi dice che la strage l'hanno fatto le Brigate Rosse, tiro sul telefono e chiamo Isoradio, oppure chiamo, insomma, faccio qualche cosa, e immediatamente devo reagire, perché queste cose non devono più capitare, insomma. Io ho girato ormai tutta Italia con questo libro. La cosa che ho scoperto è intanto la meraviglia nel trovarsi di fronte a questa strage della quale si sta lentamente perdendo la memoria. Mi sono chiesto perché. E che i giornali o le informazioni mentano non mi meraviglia più di tanto. È il loro mestiere, soprattutto certa informazione. Quello che ci sta dietro mi preoccupa di più. C'è un progetto, secondo me, ben preciso di cancellazione della memoria. E questo è grave. Ecco perché non vanno nelle scuole queste cose. Cancellare la memoria vuol dire che domani può ricapitare di nuovo. Ed è questo che noi dobbiamo evitare. Proprio che questo piano vada a buon fine. Non solo non ci ricordiamo del 2 agosto, 30 anni fa, non ci ricordiamo degli scioperi che sono accaduti poco tempo fa, non ci ricordiamo più dei morti al G8, soltanto quando c'è il processo, qualcuno ne accende. No, stiamo perdendo la memoria, ed è secondo me un progetto micidiale per la nostra società, perché dopo si può fare quello che si vuole di questa gente. Ed è questo che mi preoccupa, ed è la sensazione che ho trovato, per rispondere alla tua domanda, nel contatto con la gente. La gente non ha memoria, e non dico i ragazzi giovani, che sia anche plausibile, ma dico anche le persone anziane che nel 1980 c'erano. Io voglio fare solo un esempio, due esempi, per far capire che ci sono tante forme di comunicazione attraverso le quali si può trasmettere memoria. E sono importanti, anche a volte sono semplicissimi. La canzone di Amodei, I morti di Reggio Emilia, se non ci fosse stata questa canzone, di quella strage, non avrebbe più parlato nessuno. Attraverso quella canzone che ha continuato a essere tramandata da generazione in generazione. Alla fine degli anni 60 si cantava nelle osterie, poi in qualche corteo, oggi nei centri sociali si ritorna a cantare quella canzone, e anche dei ragazzi che non c'erano assolutamente in quel periodo sanno che a Reggio Emilia la polizia di Scelba uccise degli operai che erano in piazza a manifestare. La storia di Peppino Impastato, se non ci fosse stato il film 100 passi di Peppino, sarebbe persa qualsiasi traccia. E guarda, questa cosa l'abbiamo vista anche qua.
facciamo una mostra su Peppino Impastato, una mostra che era stata preparata dall'associazione Peppino Impastato di Cinisi, e vennero dei ragazzi, quindi ragazzi che frequentano uno spazio come questo, che si pensa che siano minimamente informati perché sono più attivi di altri, insomma sono più sensibili a certe cose. La prima cosa che disse: ah, ma qui è Peppino Impastato, quello del film 100 passi, se non ci fosse stato quel film Peppino sarebbe stato cancellato. A partire da quel film, che può avere anche dei limiti e delle pecche, è partita l'esperienza del Forum Sociale Antimafia, e che da 6 anni ogni anno produce delle iniziative e che permettono di coinvolgere tanti ragazzi, e il nome di Peppino è tornato fuori, è diventato un simbolo della lotta dell'antimafia sociale, che è una cosa molto importante, insomma. Volevo solo aggiungere una cosa a quello che ho detto prima. C'è sempre su questa mostra degli anni 60 che c'è in sala d'Ercole, la mostra purtroppo finisce il 30 di questo mese qua, c'è una foto di studenti universitari che occupano i binari per i morti di Battipaglia. Ecco, io scommetterei, vorrei chiedere a quanta gente qui presente fra di noi, che siamo di una certa area, sanno i fatti di Avoli e Battipaglia, insomma, per dirvi come funziona la memoria, nel senso che anche lì molta gente ha detto: ah, è vero, c'è stato anche questo fatto qua. E quindi io credo che, e ripeto ancora, il lavoro che noi stiamo facendo come fotografi è quello di rilanciare la memoria e di fare sì che le cose non finiscano, però credo che anche queste iniziative rientrano dentro a questo progetto, insomma. Anche Diavola c'è una canzone che per anni ce la siamo cantata e adesso è sparita, riprendiamola fuori, cantacela, chiudiamo con la tua canzone. Ascoltate, comunque, prima di andare via, io vi voglio leggere, lo faccio sempre, una bellissima poesia di Roberto Roversi che si intitola Notizia, e che in pochissimi versi ricorda la strage alla stazione di Bologna. Secondo me è straordinaria. Io ci ho messo un capitolo intero, lui ci mette una paginetta e abbiamo la stessa identica sensazione di drammaticità di quell'avvenimento. Io, prima di andare via, vi farei questo regalo. Non si trova da nessuna parte perché non è mai stata pubblicata, ed è un dono che io faccio a voi, ringraziando per questo dono Roberto Roversi. Quando abbiamo finito, non voglio sollecitare la conclusione, ma prima facciamo, meglio è, perché io devo andare a Zocca. Quindi o avete le domande da fare subito, se no leggiamo. Ci sono altre domande? Altri interventi? 1, 2, 3. La poesia di Roberto Roversi. No, sul serio, io sto qui ancora un po' dopo, nel caso. La poesia, vi dicevo, si chiama Notizia, e Roberto Roversi la scrisse il pomeriggio stesso, quando si cominciò a capire di che cosa si trattava. È la storia di, io non lo sapevo quando ho scritto quel romanzo lì, questa l'ho trovata dopo, di due fidanzati che si lasciano, due personaggi come quelli che ho, due ragazzi giovani che si lasciano, sono alla stazione, prima di salutarsi, forse definitivamente, lui cerca di ricucire il loro rapporto, e poi accade quello che è accaduto. Notizia di Roberto Roversi, Bologna, 2 agosto, ore 10:20. Il cielo è un forno di pane pronto per la cottura. Scappare sul mare di questa pianura e poi approdare a Isole Azzurre felici. Ma tu, Bologna, 2 agosto, ore 10:21. Tu dicevi che hai bisogno di riflettere se in questi giorni le parole hanno un senso anche per noi. Bologna, 2 agosto, ore 10:22. D'accordo, non si può buttare via niente. D'altra parte, non è possibile conservare tutto negli angoli della memoria, salvare l'indispensabile. Bologna, 2 agosto, ore 10:23. Bologna. No, sì. Io ricomincerei da capo. Dammi qualcosa che funzioni fino alla fine. Io non vado mai in un luogo dove i microfoni funzionino fino alla fine.
Sì. Posso parlare? Si sente? Si sente, sì. Allora, ricomincio da capo. Bologna 2 agosto ore 10:20. Il cielo è un forno di pane pronto per la cottura. Scappare sul mare di questa pianura e poi... Si sente malissimo. Ascolta, faccio una cosa io. Ma no, faccio una cosa io. No. Bologna 2 agosto ore 10:20. Il cielo è un forno di pane pronto per la cottura. Scappare sul mare di questa pianura e poi approdare a isole azzurre felici. Ma tu, Bologna 2 agosto ore 10:21, dicevi che hai bisogno di riflettere se in questi giorni le parole hanno un senso anche fra noi. Bologna 2 agosto ore 10:22, d'accordo. Non si può buttare via niente, d'altra parte non è possibile conservare tutto negli angoli della memoria, salvare l'indispensabile. Bologna 2 agosto ore 10:23, lo so che non sono migliore o peggiore di tanti, cerco solo con gli anni di diventare diverso, ho fatto errori tremendi ma non mi sono mai consolato. La vita non è una prova di Formula 1 per guadagnare la prima griglia in partenza. Bologna 2 agosto ore 10:24. Dammi la tua mano, dammi la tua mano. Vivere una volta per tutte definitivamente. Bologna 2 agosto ore 10:25. Senza un fiato di vento, il cielo ha buttato un grido tremendo. Un sole nero corre per le strade. Io voglio provare i miei sentimenti come su una lastra di fuoco. Bologna 2 agosto ore 10:26, il cuore piange adesso, piange come un sasso che ha vita. Chiamano, contiamo i morti, la libertà è lì a terra ferita. Non possiamo più dare soltanto pietà, questa estate è finita. Bologna 2 agosto ore 10:27, dammi la tua mano, io non mi rassegno, non mi voglio rassegnare. Questa è l'invocazione di Roberto Roversi che io passo a voi. Non ci dobbiamo mai rassegnare. Grazie a voi, grazie a Roberto Roversi, grazie a tutti, grazie alla tua bellissima lettura, grazie alle bellissime fotografie e grazie anche a me che mi ha fatto piacere venirvi a trovare qui. Non mi ha mai detto.